edizione dell'Unicredit Meeting qui presso la struttura di Pompilio Rollo, che tra poco andremo ad ascoltare per illustrarci quello che sarà l'incontro sportivo di calcio che stiamo per andare ad assistere. Pompilio ha organizzato come tutti gli anni questo bellissimo torneo, speriamo insomma di fare la nostra bella figura. Lei come sarà la volta? Decisamente male, però insomma cerchiamo di recuperare, poi in questi momenti bisogna dare il massimo di se stessi e cioè, bisogna cercare di fare bella figura e noi ce la metteremo tutta insomma, per dare un contributo alla squadra che è importante. Benissimo, vi lasciamo finire di preparare e ci risentiamo dopo. D'accordo. Buonasera, buonasera. Pronto, allenato? Allenato sì, per calcisticamente un po' meno, vedremo. Sono ospite qui, spero di divertirmi. Secondo lei, detto da noi, che non ci riascolta proprio nessuno. Qual è il migliore del gruppo? Non lo so. Il peggiore lo posso dire. Diciamolo. Tutti. Allora, speriamo bene. Speriamo bene, speriamo bene. Lei tifa per noi. Grazie. Iniziamo da qui, vi state preparando, siete pronti? Siete carichi, molto carichi, carichissimi. Questa sera probabilmente otterremo un risultato mai raggiunto nella storia e negli annali dell'Unicredit. Addirittura il nostro capitano zio Barletti. No, Maurizio, no, deve capitare. Passiamo anche il capitano. Quindi nello stesso tempo sex symbol della nostra squadra. Addirittura il nostro amici. Siamo pronti e speriamo di fare una buona prestazione quest'anno. Come lo chiedo anche a lei come ha fatto prima, secondo lei qual è il migliore? Migliore della migliore squadra? La migliore squadra siamo noi, chiaro. Anche i più modesti mi pare. Tutti i modestini di secondo nome facciamo. Bene, allora ci sta. Ciao. Permesso. Tutti pronti, state preparando. Sì. Vediamo se quest'anno ce la facciamo a vincere. Siete carichi, sì. Molto belli. L'età nostra media è abbastanza alta, quindi abbiamo poche possibilità rispetto ai giochi. Come però mettiamo poi di dentro la grinta, certo. Volontà che sopperisce. Siamo meno sul calcio sul fosco. Sul fosco che sul calcio, diciamo. Sì, già questo fosforo. È positivo. E noi vediamo sinceramente nel fosforo. In caso speriamo che ci venga incontro anche lui. Grazie. E stanno entrando in campo in questo momento le prime squadre. Eccoli qua. E tra poco il fischio d'inizio. Svolgendo il primo degli incontri e qui il pubblico. Buonasera, parente. Allora, dal suo punto il ragazzo che gioca. Bene, dal suo punto di osservazione, com'è sta andando questo incontro? È interessante, lo sto seguendo. Bene. Mi piace. Proseguimento.
frattempo guardate, è iniziata anche la cottura delle pittule ad opera della signora Adarollo. Allora, buonissime, tra l'altro, come potete sposata alle Verano. Ed è questa sera mi trovo alla mia azienda. Cuoca Provetta. Provetta, sì. Dedicata alla cucina questa Dedicata alla cucina da sempre, La mia passione è questa, cucinare e mangiare pure, però di meno, più cucinare e dare, offrire e dare. Ecco, qual è il piatto che ama di più preparare? La pasta fatta in casa, le pizzeriegge con l'orecchietta e formaggio ricotta. Un classico oppure, della nostra tradizione. Oppure non si sa mai, non ti so dire dove posso incominciare, perché c'è tanto, tanto, tanto da fare. E la mia passione è la cucina. Mi sa che noi adesso ci fermiamo qui ad ammirare la cottura delle pittule e magari anche ad assaggiare qualcosa. Dell'incontro di calcio, tra poco assisteremo alla cerimonia di premiazione. Siamo sempre presso la struttura sportiva di Pompilio Rollo. Sano. E poi lo sport rappresenta la legalità, si rispettano le regole, quindi è un momento davvero bello che va veramente va celebrato bene, va celebrato in maniera esaltante, perché questi momenti fanno crescere la società. Che come in questo caso vanno anche oltre quella che è la competizione. Certamente sì, poi si associa sempre a questi tornei, questi raduni sportivi, è un momento ludico, no? Quello dove la gente si può divertire, può mangiare qualcosa insieme, quindi ecco, questo è molto bello perché rafforza i rapporti tra le persone. E in questo momento, in un contesto internazionale dove si parla di guerre, di morti, è veramente un evento contro tendenza che va davvero preservato. Solo l'ultima domanda, che ricordo ha di Pietro Mennea? Ah, mio cugino nella mia mente, nella mia memoria è sempre presente, perché io ho vissuto con lui un rapporto più che fraterno. Lui
amava ripetere sempre quando mi presentava negli incontri pubblici che facevamo, anche in privato, cioè lui è il mio è mio cugino, ma è più di un fratello per me, quindi io lo vivo quotidianamente, anche perché ho la fortuna e l'onore di portare il suo stesso cognome, quindi quando mi presento la domanda immediata è quella di sapere se ero parente, se ero solo un parente o no. E quindi Pietro per me è un simbolo, è un esempio di vita, un esempio positivo di vita, mi ha insegnato moltissimo e parte della sua eredità morale io l'ho accolta con molto piacere e con grande piacere e onore giro la Puglia, ma a volte anche l'Italia, per rappresentarlo, per ricordarlo e per fare in modo che la sua memoria non venga mai dimenticata, cancellata, soprattutto per trasferire quello che ha rappresentato per l'Italia con i suoi valori, i suoi principi, i suoi risultati sportivi, trasferirlo ai giovani che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, se non attraverso la fiction che c'è stata su Rai 3 recentemente. Quindi il mio impegno è quello di tenere viva la sua memoria e trasferire tutti i suoi messaggi ai ragazzi. Questo mi sembra un fatto bello che io faccio con grande piacere. Grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie a Pompilio che è stato bravissimo come sempre a mettere insieme tutte queste persone per una giornata di sport e mi ha fatto una bellissima sorpresa perché mi ha fatto vedere le foto di Pietro e quando è venuto qui a Veglie e ha avuto una grande accoglienza calorosa che Pietro ricordava spesso e sempre nei suoi interventi pubblici. Quindi grazie Pompilio. Buonasera, ciao. Buonasera, ci racconti un po' della sua vita, in sintesi? Ho avuto la fortuna di giocare un po' a calcio, sono cresciuto così, nel Lecce, ho fatto tutte le gioie con Lecce, poi sono un po' in giro per l'Italia, tra Serie B e Serie C, e adesso mi diverto con l'Eccellenza, che sono qua vicino a casa, anche se l'ultimo anno sono l'Eccellenza in Sicilia. Sono dei progetti futuri? Progetti personali, più che altro dovrebbe intravedere anche la vita universitaria, però sempre nell'ambito sportivo, perché sono appassionato di calcio, quindi rimanere sempre nell'ambito motorio, scienze motorie, così anche fisioterapista. E magari continuare il calcio a livelli medio-alto, perché è sempre appassionato, c'è da bambino, quindi faccio da quando ho 12 anni, a livello agonista, quindi mi piacerebbe continuare così. Grazie. Grazie a voi. Magari non c'è. Occasioni come queste rimarcano lo sport che unisce, lo sport che è socializzazione. Sì, credo che sia un evento molto importante che consentono a tutti di partecipare agli eventi sportivi. D'altra parte uno degli insegnamenti di Mennea è proprio questo, no? Qui c'è il cugino che può testimoniarlo, cioè quello di partecipare nell'attività sportiva proprio per consentire a tutti di crescere, insomma, meglio. È importante per i ragazzi, per i giovani? No, fondamentale, credo che sia fondamentale. Il messaggio che va mandato in tutte le scuole dappertutto è che lo sport consente una vita migliore. Chi fa sport ovviamente non fa altro, non pensa ad altro, insomma. Sia dal punto di vista fisico sia psichico? Soprattutto dal punto di vista psichico. Grazie per la sua disponibilità. Grazie a te.
bella manifestazione, è stata troppo rinviata di una settimana, quindi l'assenza di qualche collega è dovuta proprio al fatto che magari si erano liberati per la settimana precedente, per il 24, poi è stata spostata per alcuni motivi organizzativi, quindi manca qualche collega, speriamo di recuperarlo l'anno prossimo. Noi vi ringraziamo di cuore veramente per quello che avete dato, è stata una bella giornata, certamente non è ancora finito, dobbiamo adesso passare al rinfresco, al ristoro, che sarà sicuramente molto gustevole e lungo, quindi buon appetito e a dopo, buon proseguimento. Buonasera ragazzi, raccontateci le vostre emozioni, le vostre impressioni. Vabbè, io mi tengo il premio e... Però c'è da dire che senza la squadra non avremmo vinto, perché tutti i tiri non sarebbero arrivati. Che premio si tratta? È il primo miglior portiere, me lo prendo con affetto, perché me lo ricorderò con piacere questo torneo. Che esperienza è stata? Divertente, almeno è la prima volta per me, anche per lui, c'è un torneo così tra adulti, quindi è stata un'emozione grande. Grandi emozioni. A noi bastava solo l'amore, il resto ci poteva mancare, e ridere e scherzare poi finire. E oggi che il passato è migliore di quello che poteva sembrare. Buonasera a voi. Organizzatore di tutta questa allegria, questa sera frizzante all'insegna dello sport, della simpatia. Sì, è la sesta edizione di questo meeting Unicredit. Veramente una bella iniziativa, ogni anno cresce sempre di più. Vediamo la partecipazione dei colleghi, dei familiari, veramente in una maniera molto massiccia, e questo ci dà forza e coraggio per poterla organizzare ogni anno. Pompilio, tu si sa, sei un organizzatore di grandi eventi, quindi ti chiedo, c'è qualcosa in cantiere? Beh, io spero di organizzare quest'anno nuovamente la settimana dello sport, spettacolo e cultura. Sarebbe la 26ª edizione, una manifestazione che oramai i cittadini vegliesi l'aspettano ogni anno. Non ho ancora deciso le date, ne parlerò con il sindaco a giorni per stabilire questi 3-4 giorni che ogni anno organizzo. Spero anche quest'anno di fare una bella cosa come abbiamo fatto l'anno scorso. Un tuo pensiero conclusivo su questa serata? Beh, molto positivo, ripeto, bella, partecipata, e tanto divertimento, e poi tanto rinfresco e tanta birra in corpo per tutti. Grazie a voi. Grazie a voi.